Ciao Ciurma, benvenuti dallo youtuber più veloce del mondo. Purtroppo il tempo in questa settimana è stato poco, per il semplice fatto che, come ho detto nel video di Arro, come dirò perché non so quale video uscirà prima, hanno cambiato gli orari all'università. Perdonate quindi l'assenza delle luci e della qualità visiva maggiore, ma la settimana prossima tornerà tutto come era prima. State veramente tranquilli, dovete perdonarmi sul serio, ma sapete che ho una vita abbastanza frenetica e questo è anche un bene per certi versi. Partiamo subito con The Flash, sperando che capiate quello che vi ho detto e che mi perdoniate. The Flash 5x05, una puntata interessante per diverse questioni, perché riesce a mettere al centro un'indagine realistica in cui gli indizi si susseguono a formare un puzzle che di fatti diventa incandescente, sempre più accattivante, sempre più misterioso, peraltro inserendo anche degli enigmi criptati, complessi, che provengono per l'appunto dal mondo delle scienze, relativi alla chimica, all'algebra, alla matematica, così via, che possono risultare stimolanti anche per lo stesso spettatore e per quei ragazzi che si approcciano a materie che apparentemente invece sembrano essere fastidiose a livello scolastico, no? Pesanti, poco interessanti. Flash ti permette anche di rivalutare queste stesse cose. Quindi ragazzi, anche specialmente più piccoli, date un'occhiata a queste cose qui, perché la scienza, quando la sai utilizzare, può essere veramente qualcosa di divertente, oltre che di proficuo e di vantaggioso. Oltre a ciò, stavo dicendo, comunque sia, al di là del messaggio che si può comunicare, la componente scientifica in Flash in passato è sempre stata di un certo peso. Negli ultimi tempi è mancata. Vederla tornare così prepotentemente sullo schermo è stato veramente un piacere. Peraltro, correlato alla trama di Catherine, c'è il travaglio di Cisco, che ha perso i poteri per un certo verso, che comunque sia è dolorante quando li utilizza. Deve guarire e non deve utilizzarli per un po' di tempo. Si riscopre il valore dell'amicizia da parte di Cisco, che è pronto a sacrificarsi per i suoi compagni, e da parte dei compagni, specialmente di Catherine, che mai vorrebbero una cosa del genere, che invece farebbero lo stesso per Cisco, che vedono in Cisco una sorta di fratello. Un rapporto bellissimo quello tra Cisco e Catherine dalla prima stagione fino ad oggi, e che finalmente è stato ripreso in mano nel migliore dei modi. Non si può non tener conto di questo nella valutazione della puntata, nonostante questa ai suoi difetti li possiede come Iris e Barry. È vero, come dice Freccia, da un lato il fatto che Barry interagisca unicamente con la sua consorte è negativo, perché non consente al protagonista di fare compagnia a Cisco e Catherine in momenti di così importante difficoltà. D'altro canto, è anche vero che la coppia Iris Barry, se non da un punto di vista lavorativo, ecco, non si riunisce mai, quindi vederli uscire in un appuntamento, parlare tra di loro per potersi riconciliare, per far sì che nella loro riconciliazione rientri anche la stessa figlia, è stato interessante ed anche innovativo, una ripresa del loro rapporto d'amore dopo tanto tempo. Ci mancava una scena del genere, ecco, proprio piacere o può non piacere, ma è oggettivo che serva all'interno di una serie il contatto, la visione di quanto accade al protagonista con la sua consorte, anche da un punto di vista romantico, familiare e quant'altro. Quindi in realtà a me per lo più è piaciuta questa fase, per quanto il discorso di Freccia fosse del tutto corretto, e almeno una scena con Cisco e Catherine sarebbe stata gradita. Nonostante questo, niente male, veramente, anche ciò che riguarda Nora, che difatti quindi ritorna prepotentemente ad amare il padre, si riavvicina alla madre perché comprende, grazie a Cecil, che, come ha detto ancora una volta lo stesso Freccia, devo citarlo perché mi ha ispirato nel dire questa cosa, grazie a Cecil per l'appunto riscopre un'altra madre che non è quella che avrà tra 30 anni, ecco, in quel momento della linea temporale, che si distacca 30 anni dall'attualità, dall'oggi. Ancora, voglio citare una frase importante che mi ha lasciato veramente di sasso, che non è per nulla scontata. Smettila di avere paura di chi potresti diventare, riconciliati con quello che sei ora. O quantomeno questa era la traduzione, su per giù il concetto è quello ed è bellissimo. Non pensare a chi potresti essere, non temere chi potresti essere, non sentirti in colpa per il mostro che ipoteticamente potresti diventare, ma riconciliati con quello che sei ora, devi convivere con quello che sei ora e da lì poi cambierai eventualmente per divenire qualcun altro in futuro. Quindi attenzione, il presente è quello che conta. Un messaggio chiaro, già sentito, ma mai in questa formula, originale, bello, recitato benissimo da Grant Gustin. Una frase da Barry, complimenti, una chicca che mi fa aumentare il voto alla puntata. Concludo dicendo che il gesto di Iris è veramente bello, ma che è una trashata abbastanza clamorosa. Ora, il villain di puntata è simpatico, diciamo così, ovvero ci sta bene. È interessante, ha un potere innovativo e anche per l'appunto invidiabile, se vogliamo, per certi versi, per quanto faccia un attimino senso, ribrezzo, però la sua storia potrebbe essere interessante anche per quello che ha subito in passato. Dopo tutto anche Iris ne ha compassione per un certo verso, e anche per Barry è la stessa cosa.
Come dicevo, se non dovesse più vedersi e la sua trama si è conclusa in questo modo, ecco, veramente un dispiacere, veramente. Ci perdiamo in chiacchiere, ci perdiamo in cose inutili, perché far vedere un mito umano così, che può avere una storia talmente bella, poi buttarlo nel water, è un peccato grandissimo. Ripeto, il gesto di Iris, bello, è motivato, però un po' trash, ecco, anche da un punto di vista fisico, non so quante fossero le probabilità di riuscire veramente in un'impresa di quel genere, specialmente per come si è tuffata. Insomma, una trashata, però diciamo che può starci. Una puntata a cui attribuisco un buon 7. Te qualcosina in più, tendente al 7,5, non di più, non tanto perché è un filler, ma perché ha delle cose, come dicevo, anche dal punto di vista recitativo, che potevano essere prodotte meglio. Anche la regia, che non compete per nulla con quella di Arrow, per quanto non sia male negli ultimi tempi. Ancora grazie che hai guardato questo video, vi chiedo nuovamente perdono per non aver imbastito tutto, allestito tutto, e ci vediamo alla prossima, settimana prossima, tanto torna tutto come prima, lì all'armadio con le luci intorno. Ciao!